Ciao, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video che sarà dedicato al mio shopping con l'ultimo Black Friday. Allora, finalmente sono riuscita a recuperare tutti quanti i pacchetti perché il 99,9% dello shopping che vedrete l'ho fatto online, quindi dovevo necessariamente attendere che arrivassero i pacchetti a casa e quindi finalmente posso fare questo video. Andiamo in ordine cronologico. Allora, in realtà il primissimo acquisto che ho fatto con i saldi l'ho fatto in presenza, quindi fisicamente, diciamo, in un negozio fisico, però è un regalo di Natale che ho scelto da parte di Lorenzo, bellissimo, però ve lo farò vedere poi con appunto il video dei regali di Natale. L'altra cosa invece che ho comprato, se avete visto il mio vlog di quella settimana, lo saprete già, è questo. Un meraviglioso box della Nespresso, sono 150 capsule, una selezione di caffè e eccole, qui ci sono tutti quanti, diciamo tutto l'elenco dei caffè che si trovano qui dentro. Diciamo che noi non compriamo quasi mai le capsule Nespresso perché comunque costano un bel po', non è che siamo dei grandissimi consumatori di caffè, ne beviamo al massimo due al giorno, però insomma, se si può risparmiare, risparmiamo, però oggettivamente io dico la mia, per me le capsule più buone sono sempre quelle della Nespresso. Quindi ci trovavamo all'outlet di Castel Romano, non abbiamo trovato nulla a parte questo appunto, e stranamente c'era il caffè in offerta. Questa box aveva tipo il 30% mi sembra di sconto, l'abbiamo pagata 55 euro mi sembra, comunque ogni capsula 36 centesimi, che comunque per essere Nespresso è un prezzo ottimo, e quindi insomma abbiamo deciso di fare questo investimento. 150 capsule, insomma, ci dureranno un bel po'. Altra cosa, sempre in ordine cronologico, che ho preso però su Amazon con gli sconti del Black Friday, anche questa è una cosa un po' sfigata perché detersivo per la lavastoviglie. Queste qui sono le tabs della Finish Powerball Ultimate Infinity Shine. Era una vita che io volevo provare le tabs, queste o insomma altre, comunque le tabs, queste fatte così. Avevo letto che erano prodigiose, effettivamente lo sono, cioè mi hanno cambiato la vita rispetto al sapone liquido, però costano sempre tantissimo. C'era una super offerta per cui comprando due pacchi di queste dimensioni, qui ci sono 80 capsule più 80, quindi in totale 160, le ho pagate, non mi ricordo esattamente, intorno ai 18 euro mi sembra, quindi comunque più o meno 11-12 centesimi a capsula, cioè a capsula, a tab, e quindi insomma il prezzo era assolutamente conveniente e ho deciso di fare anche qui questo investimento e in questo modo vi giuro che con queste tabs non c'è veramente bisogno di sciacquare i piatti. Io prima, se non sciacquavo i piatti, come dicono anche nella pubblicità, i piatti mi uscivano completamente sporchi, invece con queste io metto i piatti così come sono nella lavastoviglie e escono perfetti, quindi questo acquisto assolutamente consigliato e comunque sono riuscita a risparmiare. Anche qui comunque ho fatto una bella scorta perché 160 lavastoviglie a voglia te. Ok, passiamo alla parte cicciosa, quindi agli acquisti. Allora, primo ordine che ho fatto l'ho fatto su ASOS. Per comprare una cosa che adesso vi mostro, però prima vi faccio vedere anche le due cose che ho preso, che ho buttato nel carrello perché erano in super sconto, quindi ho detto vabbè, prendiamole. E devo dire che mi sono piaciute, non pensavo, ma invece mi sono piaciute molto. E allora, ovviamente, poi vi faccio vedere in sovraimpressione tutto indossato. Allora, prima cosa buttata lì nel carrello, tanto per, è stato questo maglioncino. Maglioncino un po' crop, collo alto, color panna. Lo vedete un po' impelucchiato perché l'ho già indossato, l'ho lavato e indossato. Quindi questa è stata l'unica cosa che ho già indossato, diciamo, in questi giorni. Molto morbido, ovviamente neanche a dirlo, non c'è la minima percentuale di lana, neanche insomma, non ho nemmeno visto la percentuale di, non ho nemmeno visto la composizione, ma suppongo insomma,
che non ci sia assolutamente nulla, infatti è tutto poliestere, acrilico, poliammide ed elastane, però è uno di quei tessuti molto sintetici ma morbidi, ecco. Secondo me, sicuramente è un tessuto che tende a fare le palline, perché già le vedo, però io ho lo spallinatore della Philips, quindi insomma posso rimediare a questa cosa. Mi piaceva il modello, appunto un po' crop, un po' morbido sulle spalle, carino e caldo, veramente molto caldo. Quindi questo l'ho pagato tipo 6 euro, quindi veramente una cifra, diciamo, irrisoria, che quindi ho deciso quindi di prenderlo. Poi, altro acquisto che ho fatto, anche questo all'ultimo minuto, così prima di pagare, e non pensavo, cioè non gli davo una lira, come si dice a Roma, non pensavo mi sarebbe stato bene, è della linea ASOS Design ed è questa gonna di jeans lunga con lo spacco centrale. Mi piace tantissimo, diciamo che l'unica cosa è che ho preso la taglia 36 europea. Forse mi sta un tantinello larga e sicuramente mi sta un tantinello larga. Spero che lavandolo non mi vada a cedere, perché comunque mi starebbe veramente largo secondo me qui sul ventre. Anche perché insomma è a vita alta ovviamente. Devo dire mi piace tanto. Adesso ve lo faccio vedere indossata. Veramente carina. E questa l'ho pagata 11 euro, quindi anche questo insomma un prezzo veramente basso. Andiamo alla ciccia. Il motivo che mi ha spinto a fare questo ordine su ASOS sono loro, le New Balance. Io sono molto complicata con le scarpe, con i piedi in generale, anche le scarpe che stanno più comode a tutte le persone del mondo, a me stanno scomode, quindi ero alla disperata ricerca di un paio di sneakers che mi stessero comode, che fossero adatte, ecco, anche a viaggiare, a camminare tanto. Avevo sentito parlare molto molto bene delle New Balance e in particolare mi ero innamorata del modello 327. Le avevo viste una ragazza al mercato e me ne sono innamorata, tant'è che le ho fatto una foto così, senza farmi sgamare, ho fatto una foto ai suoi piedi perché mi piacevano. Non sapevo quale fosse il modello, poi le ho cercate su Google e le ho trovate. E alla fine, insomma, le ho trovate scontate. Da 130 le ho pagate 100 euro, quindi insomma ho risparmiato 30 euro e ho deciso di prendere questo modello qua, questa colorazione qua. E mi piacciono un botto, veramente un botto. Ero indecisa perché ci sono veramente un sacco di colori, anche un po' stravaganti, così, però mi sono tenuta comunque su un colore abbastanza neutro. L'unica botta di vita è la N, così un po' maculata, però devo dire che sono stracontenta. Ero molto indecisa, però sono contenta così perché è un tipo di colore che posso adattare a tutta la mia palette, diciamo, perché sta bene col bianco, sta bene con i jeans, sta bene con il marrone, col nero, sta bene veramente con tutto. Mi piacciono tantissimo. Fatemi sapere se approvate questo acquisto. Passiamo a Zara. Non vedete la scatola di Zara, ma questa tutta rotta di Tiger, perché le scatole di Zara sono immense e dato che era arrivata a casa dei miei e dovevo portarla qui, ma ero a piedi con il passeggino, sotto il passeggino non entrava e quindi ho recuperato questa vecchia busta, quindi vabbè, non ci fate caso. Vi premetto che le cose di Zara, diciamo che devo fare sicuramente un bel po' di resi, ecco. E adesso vi faccio vedere. Allora, mi toglierei subito gli acquistini che ho fatto per Edo. Io ho comprato veramente giusto due cose, sia perché me le hanno fregate dal carrello proprio mentre stavo acquistando, sia perché Edo è cresciuto, cioè avrei voluto comprare molto di più con il Black Friday, ma Edo è cresciuto tutto insieme a inizio settembre-ottobre e sono stata costretta a comprare tutto a prezzo pieno, quindi il suo armadio è già ben fornito e non avevo bisogno di chissà cosa. Io ho preso giusto un pigiamino, questo qui. Questa qui è taglia 18 mesi e gli sta ancora larga, ovviamente. Ne abbiamo un altro uguale, diciamo stesso modello di un altro colore, sempre di Zara. Mi piacciono un sacco questi qui di Zara perché hanno i gommini sotto ai piedi, visto che Edo comincia a fare i suoi passetti. È bene, insomma, che non debba star lì a mettere anche il calzino antiscivolo sopra i pigiamini interi, ecco, è molto più comodo così, però insomma lo sfrutterà sicuramente tra un pochino, adesso è presto, questo l'ho pagato mi sembra 7 euro, 8 euro.
Altra cosa che ho preso è questo completo, questa tuta composta da questi pantaloni che più che pantaloni a me sembrano leggings, ma vabbè. E questa felpa molto molto carina, mi piace molto il colore. Questo è prezzato 17,95 euro, ma io l'ho pagato di meno, mi sembra 11 euro, era in sconto. La felpa la vedo molto molto larga, quindi penso che la sfrutterà tra un bel po'. Invece i leggings secondo me già gli stanno, però vabbè. Questi completi così tuta sono molto molto comodi per tutti i giorni. Ok, passiamo a noi. Allora, ho preso due camicie, ma non mi piace, non mi piacciono né l'una né l'altra come mi stanno, tanto adesso insomma ve le faccio vedere indossate. Allora, una è questa. Camicia molto semplice, taglio da uomo, con le righe bianche e blu. Penso sia cotone, tra l'altro, ha veramente un bel tessuto, sinceramente. Aspettate che vi dico. No, 56% cotone, il resto è poliestere. Strano perché ha veramente un bel tessuto, pensavo fosse cotone, vabbè. Comunque, non mi fa impazzire perché è di quei modelli molto molto calati qui sulle spalle, che a me non stanno un granché. Me l'aspettavo un pochino più, avevo capito che era over come modello, però me l'aspettavo comunque un po' più strutturata e un pochino più lunghetta. Cioè, se deve essere over, fammela over veramente, nel senso che almeno sia lunga, perché così l'avrei potuta sfruttare, diciamo, me la immaginavo carina anche d'estate, magari come copricostume o con un paio di shorts. Invece così no, non mi fa impazzire, sinceramente. Comunque è fatta così sul davanti, molto semplice. Dietro ha questa piccola balza. Le maniche sono fatte così, sono un po' corte rispetto appunto ad una camicia da uomo normale. Non mi piace molto, vi dico la verità, penso che la renderò. Non ricordo il prezzo di quella, intorno agli 11-12 euro. Quest'altra mi piaceva molto di più, costava, pensate, 25,95, anche questa mi sembra di averla pagata intorno ai 15 euro così. Mi piaceva tanto, camicia bianca, semplice, over. Ma il problema è che questa qui è un XS, ma non è che è over, è proprio gigantesca, cioè una cosa proprio enorme. Io ci nuoto dentro, sembra che mi sia messa, non lo so, la camicia di mio marito che pesa 150 kg, ecco, no, non mi piace. Io questa qui, diciamo, a vederla sulla modella me la immaginavo indossata magari con un maglione un po' morbido che uscisse sotto. Però no, è veramente troppo grande, cioè mi arriva alle ginocchia, quindi è veramente troppo, troppo, troppo grande. Ed è un XS, quindi la taglia più piccola che potessi scegliere. Poi, altra cosa di cui molto, molto probabilmente ho sbagliato la misura, è questo jeans. È una vita che sto cercando un jeans che cada dritto, che sia vita alta o media e che poi cada giù dritto da poter indossare in maniera molto carina sia con gli UGG, io ho gli ultra mini, con gli ankle boots, quindi diciamo quegli stivaletti che arrivano alla caviglia. Questo mi sembrava effettivamente quel modello, è modello Comfort Mom Fit, a vederlo insomma. Il lavaggio mi piace molto, è un lavaggio scuro, carino per l'inverno, secondo me, anche per la primavera. Il problema è che secondo me ho sbagliato la taglia, secondo me mi sta un pochino largo, mi avanza un po', sia sulla vita che diciamo che mi va un po' a lunghetto, secondo me, non arriva proprio alla caviglia, arriva un po' più lungo. Quindi non lo so, sono molto indecisa. È un modello che non mi dispiace, mi piace. Lorenzo mi dice che mi sta molto bene, quindi sono un po' indecisa se tenerlo oppure restituirlo o prendere comunque la 34, perché questa qui è una taglia 36, costava 29,95, io l'ho pagato intorno ai 17 euro. Adesso i prezzi precisi, ragazze, purtroppo ho un problema. Poi ho preso, ecco, questo qui è l'unico acquisto che mi piace, proprio mi soddisfa. Ho preso una tuta composta da pantalone color panna. Dentro non è felpato,
L'avrei preferito felpato, ma non lo è. Quindi elastico in vita, e la cosa che mi piace un botto di questa tuta è sia il taglio vivo alla fine, quindi sulla gamba, sia il fatto che non è di quelle classiche tute che si restringono sulla caviglia, che a me stanno malissimo e che odio profondamente. Questa qui invece è dritta e cade dritta, appunto un po' allarga, un po' palazzo tra virgolette. Mi piace un botto, anzi più che palazzo culotte, perché è anche un po' cortino come vedete, ed è proprio il classico pantalone che a me sta molto bene. Quindi pantalone approvato, oddio, pensavo di averlo macchiato con il rossetto. Felpa anche, nel senso che non è male, certo è un po' anche questa gigante. Io capisco l'over, lo capisco, mi piace anche. Io sono la prima che compra le cose un po' over, un po' così, però certe cose Zara le fa veramente gigantesche. Questa qui è una S, è una S, mi sta enorme, però devo dire che essendo una tuta ci può stare, insomma, no, non mi sta male, e poi anche proprio nel complesso stanno bene loro due insieme. Infine, ho comprato anche un'altra cosa che però già sapevo che avrei restituito, perché Zara ha iniziato a fare la furba, ma io sono più furba di lei, nel senso che ogni volta che ci sono i saldi, ti costringe praticamente a mettere nel carrello un abito che non sia un qualcosa, diciamo, che non sia in sconto per almeno il valore di 50 euro, altrimenti ti fa per forza pagare 6 euro di spedizione, cosa che io odio. Cioè, io veramente voglio fare un appello a tutti quanti i negozi online, i negozianti, eccetera. Fatemi pagare di più il prodotto, ma non mi mettete le spese di spedizione da cliente. Cioè, è un consiglio che vi do da cliente, perché io quando devo pagare le spedizioni, non lo so, mi sale il nervoso, mi sembrano soldi buttati. Lo so, cioè, mi rendo conto, insomma, che anche la spedizione è un servizio, però è proprio quella cosa che ti fa dire: vabbè, ma se devo pagare 6 euro per avere la cosa a casa, preferisco a questo punto andarmela a comprare in negozio, e poi alla fine magari uno non ci va in negozio, quindi perdete soldi. Comunque, appunto, come vi ho detto, sono più furba di loro, e quindi ho inserito nel carrello questo abito per la modica cifra di 55,95 euro. È sopra composto da questa camicetta, diciamo molto accollata, un po' trasparentina, e la parte sotto invece cade giù dritta, è una gonna, giusto? Sì, è a gonna. Devo dire, sembra anche bello, ancora non l'ho provato questo perché proprio sapevo che, insomma, l'avrei comunque restituito. Sembra bello. Tanto adesso lo proverò, vi caricherò lo spezzone di video e vedremo insieme. Diciamo che di certo, insomma, 55,95 euro mi sembra un po' too much, però lo proviamo insieme, vediamo. E niente, questi sono stati i miei acquisti con il Black Friday, un po' un buco nell'acqua. Diciamo che l'unica cosa veramente bella che ho comprato e per cui ho fatto un affare sono le New Balance e il mio regalo di Natale, che poi vedrete. E niente, fatemi sapere voi che cosa avete comprato, sono curiosa, e ci vediamo nel prossimo video, o comunque vi aspetto su Instagram. Ciao!